biancocelesti fermano il Torino, Lazio solo al terzo posto a più 3 dal Napoli, a meno 1 dalla Roma fermata dalla Samp. Toro incornato dal torero Felipe Anderson, il brasiliano fa magia in campo e segna una doppietta da urlo. Pioli, grande prova di maturità, ora pensiamo al Verona. Felipe Anderson continui a crescere qui e diventerà imprendibile. Domenica Cellellas, Maurizio, restiamo uniti e battiamo il Verona. Telegiornale della Società Sportiva Lazio, edizione delle 13.30. La Lazio ferma il Torino di Ventura ed è sola al terzo posto, a più 3 punti dal Napoli, ad un solo punto di differenza con la Roma di Rudy Garcia. E ora sognare la Champions non è più così impossibile. Rivediamo lo spettacolo di Torino-Lazio. Lungo un percorso potrai trovare qualcosa o qualcuno che potrà sgambettarti e farti perdere il contatto con il suolo. La forza per non scivolare la puoi trovare nell'essere equilibrato. E se attorno a te c'è chi cade a terra e fatica a rialzarsi, è il momento di approfittarne. Un saluto biancoceleste da parte di Luigi Sinibaldi. Tutto pronto per il fischio d'inizio, via! Partiti per questo match. Possibilità adesso ancora una volta per la Lazio di poter agire, poi il destro di Cataldi, ancora basta tutto poi per Klose che colpisce di testa, arriva anche Radu, può andare al contracross dalla parte opposta, poi gran palla in profondità, Parolo e la parata di Padelli in calcio d'angolo, e il Kadduri, palla lunga, attenzione perché è partito Gaston Silva, basta è preso di infilata, pallone detto verso Mauri, Marchetti, occhio a Martinez e poi la finisce sul fondo, chance importantissima per il Torino al 28esimo, ma finisce qui il primo tempo, come detto non c'è alcun minuto di recupero, quindi finisce qui la prima frazione di gioco, non una partita esaltante. Klose, una buona chance per la Lazio, va Klose intelligentemente, tocca per Felipe Anderson che lascia andare in campo aperto Keita, davanti alla porta Keita, la palla finisce fuori e la palla finisce fuori con deviazione, era scivolato Keita, addirittura aveva gridato il gol il team manager della Lazio Maurizio Manzini. Parolo, profondità, Felipe Anderson, ancora Felipe, gran numero su Maximovic, Felipe, ma che gol hai fatto Felipe, Felipetto, e gol in vantaggio della Lazio al 71esimo, un minuto che ci porta tremendamente bene e va a esultare poi sotto il settore ospiti biancocelesti, Felipe Anderson fa impazzire il pubblico biancoceleste, fa impazzire il pubblico della Lazio, 1-0 a Torino. Darmian il tocco, attenzione ancora Darmian che prova ad andare da solo, ancora Darmian, il destro Darmian, Marchetti si è opposto a Federico Marchetti, Superman Federico Marchetti, Superman Marchetti, la Lazio può andare davanti ancora una volta con Klose, poi Keita avanti alla porta, Keita e il pallone che finisce fuori sull'esterno della rete, esterno della rete per Keita, seconda chance perché degna la maraviglia, e riparte Klose, occhio, 4 contro 4, Klose, si apre la difesa del Torino, Klose, protetto verso Felipe, Felipe, ma chi è? Felipe Anderson, Pioli sgrulla Morelli, ha fatto una cosa fantastica ancora con il controllo Felipe Anderson e l'ha messa sul secondo palo, ma che gol ha fatto la Lazio, 2-0 al Torino. Ma c'è ancora una volta Bobo, fa ripartire Darmian, occhio a il Kadduri sulla fascia, va da solo Darmian, va direttamente in area di rigore, poi esce per dare il pallone a il Kadduri, pallone dentro verso Maxi Lopez, di testa, intervenuto a Mauri, che ha messo il pallone sul fondo. E finisce qui 2-0, l'applauso del mister Pioli, l'applauso di tutti i tifosi biancocelesti a questa Lazio, che avanza ancora imperante in classifica. Abbiamo fatto una gara intelligente, una prova di maturità contro un avversario difficile. Ha commentato così Stefano Pioli il successo contro i Granata. Pioli che ha parlato anche su Felipe Anderson. Sentite cosa ha detto il tecnico. È importante cercare di essere attenti su questa situazione, all'andata qua era un periodo dove correvamo molto anche all'andata, e il fatto di avere 3 punti in più significa che stiamo facendo veramente bene, ma significa anche che
ripeto, non abbiamo ancora fatto niente, io non voglio spegnere nessun entusiasmo, ci mancherebbe, anzi noi vogliamo anche prendere energia da questo entusiasmo, dai nostri tifosi, dall'ambiente tutto, perché lavoriamo e giochiamo anche per raccogliere questa soddisfazione, quindi assolutamente non ci tiriamo indietro. Però sappiamo che siamo arrivati sin qua ragionando, continuando a ragionare una partita alla volta, continuando a pensare di prepararsi nel miglior modo possibile per provare a vincere anche la prossima partita. E poi alla fine faremo i conti. Ma io credo che noi dobbiamo vivere tutte le situazioni, positive e negative, con grande equilibrio. Non farsi mai ingannare dal risultato, che può essere buono o meno buono, ma valutare le prestazioni e valutare assolutamente il lavoro che stiamo facendo. E faremo così anche domani, vedremo della nostra partita le situazioni positive, vedremo della nostra partita situazioni che invece vanno assolutamente ancora migliorate. E solamente così credo che questo sia il modo corretto per andare avanti. Poi ripeto, è inevitabile che i giocatori sentano l'entusiasmo dei tifosi ed è bene che sia così, ma questo entusiasmo non ci deve far perdere la realtà, ma ci deve dare sicuramente ancora più energia di quella che abbiamo. E non è così difficile, anche perché adesso è una squadra consapevole dei propri mezzi, ma consapevole e con l'umiltà giusta, perché senza umiltà non si va da nessuna parte, ma i giocatori sanno che è lo spirito di sacrificio, la disponibilità che hanno in campo di lavorare insieme, di collaborare, che poi alla fine ci può dare la possibilità di mettere in risalto tutte le qualità che hanno, e ne hanno veramente tante. Aveva appena chiesto il cambio nell'azione precedente, però sì, non credo che abbia nessun problema. Poi è chiaro che sta giocando con grande continuità e essere un po' stanco ci sta, anche perché è un giocatore che poi spende molto in tutte e due le fasi, un giocatore che aggredisce sempre, corre sempre, quindi è normale. Io sinceramente voglio giocatori che a 10 minuti alla fine chiedono al cambio, vuol dire che abbiano dato tutto. Non ha senso finire una partita di 95 minuti e avere ancora la sensazione di poter dare qualcosa. Bisogna dare tutto quello che abbiamo, e poi abbiamo compagni in panchina altrettanto pronti, altrettanto valide per dare il proprio contributo. E per quanto riguarda l'aspetto tattico, avevamo già giocato così anche qua in Coppa Italia, ma comunque non credo che sia mai quello che fa la differenza. A volte scegliamo per trovare dei punti di riferimento, per andare anche magari a colpire dei punti vulnerabili degli avversari, o giocatori intelligenti in campo, o giocatori duttili. Quindi, però è vero che in primo tempo ci è mancato un po' di ritmo, ma non è facile avere ritmo contro il Torino, perché è una squadra che si abbassa tutta, è una squadra che sapevamo che potevamo colpirla bene solamente una volta recuperato palla ripartendo velocemente. Il primo tempo l'abbiamo fatto meno bene, il secondo tempo si è stato abbiamo fatto meglio. Adesso c'è Felipe Anderson, quindi passo la parola a lui, che è lui l'attore principale. Anche Giampiero Ventura ha analizzato il match contro i biancocelesti. Abbiamo disputato una buonissima partita contro la squadra più in forma del campionato, ha spiegato il tecnico. Abbiamo concesso poco, però abbiamo commesso 3 errori e subito 2 gol. La Lazio è questa, qualità assoluta, e quando sbagli paghi. Faccio comunque i complimenti ai miei ragazzi, perché nonostante la sconfitta si sono dimostrati squadra. Pioli indovina i cambi, ma è soprattutto il nuovo modulo, il 4-3-1-2 con Felipe Anderson dietro le punte, Klose e Keita, che permette al brasiliano di esaltarsi e di realizzare una doppietta fenomenale. Luca Astoduto. Musica maestro, la quinta sinfonia è tutta biancoceleste. Quinto successo consecutivo in campionato, domato il Toro, messo al tappeto dall'uomo copertina che fa impazzire tutti, nel bene e nel male. Felipe il fenomeno, per velocità e dribbling, Pioli il maestro, per gioco ed identità. L'ha vinta con la pazienza e con i cambi. 70 minuti di attesa per trovare il varco giusto, la giocata del campione, lavorando ai fianchi, con Klose a volte ala, a volte suggeritore. L'assist è per Felipe, il recupero che ha dato il via al primo gol. Questa volta Miro non segna, ma fa segnare. Nel frattempo Pioli mischiava le carte per trovare la soluzione giusta. Fuori il capitano e capitan futuro, dentro Keita e Donazzi. Il primo dà vivacità, il secondo ci mette i muscoli. L'intuizione però resta di Mastro Pioli, che cala il jolly con l'arretramento di Felipe alle spalle di Keita e Klose. Il banco salterà. Era inevitabile che andasse a finire così.
che il Torino, nella sua versione B, sfigurato da un turnover forzato, si consegnasse alla Lazio, la squadra più bella, l'avversario che nessuno riesce a fermare. Quando il Toro ha tentato un sussulto con Darmian, ci ha pensato Marchetti, ancora una volta decisivo, prima del bis targato Felipe. Vale la regola del 3, come punti strappati al Toro, dopo due sconfitte nei precedenti confronti. 3 come i metri presi sullo scatto dal Napoli, che resta a guardare. 3 come i capocannonieri di una Lazio da Champions, Klose, Mauri e Felipe Anderson. 8 gol a cranio, la somma fa 24, il doppio dei gol realizzati nelle ultime 5 partite. Numeri da record, confermati sul campo. Avanti così, un entusiasmo straripante che Pioli fatica ad arginare. I conti si faranno comunque alla fine, dichiarerà Pioli. D'accordo, mister. Noi nel frattempo godiamo ed esultiamo. Troppo bello per essere vero. Il terzo posto solitario, la zona Champions consolidata e i cugini messi nel mirino. Questa volta sarà un derby lungo un anno. Siamo terzi, ma possiamo arrivare ancora più in alto. Queste le parole del fenomeno Felipe Anderson. No, sì, questa squadra è impressionante, perché spesso quando tu fai una cosa sbagliata, anche in partita, tu pensi che loro vai a riprendere, loro dà una forza e ti stimola a continuare. E oggi ho sentito questo, è stato bellissimo, perché stavo giocando un po' male, non riuscivo a fare quello che volevo e loro sempre davano la forza e ho iniziato a credere di più e siamo riusciti e sì, questo è un gran gruppo e se continuiamo così possiamo pensare ancora più alto. Sì, lui anche quando è entrato, perché lui è veloce, lui punta sempre, quindi i difensori sono stati concentrati un po' più su di lui e ha lasciato in spazio lì in mezzo. E abbiamo fatto un grande contrapiede lì, che Marco ha recuperato la palla e dato subito a me. Lì anche posso giocare bene, perché ho il tiro, il passaggio a loro, i miei compagni davanti. E l'entrata di Keita è stata fondamentale per questo. È stato difficile, perché anche dopo il primo gol sentivo troppo stanchezza, perché è pesante, piove, non riesce a controllare bene, quindi fai sempre più sforzo. Però questa è la spesa della Lazio, se non riusciamo a fare gol, non prendiamo gol, dobbiamo correre e credere fino alla fine. E questo è il spirito, dobbiamo seguire su questa strada. No, sì, noi da domani iniziamo a lavorare per giocare contro di loro. Loro sono, abbiamo visto la partita ieri, loro sono una squadra che anche voi piace non giocare la partita. Aspettiamo un gran Verona che vuoi con coraggio e anche noi dobbiamo pensare così, di giocare per fare la partita come stiamo facendo fino adesso. No, sì, sappiamo che tutti i giocatori, ogni persona nel suo lavoro deve stare sereno, deve stare tranquillo, che solo così le cose riesce a andare bene. E quello è stato anche troppo lavoro con la squadra, ascoltare i miei compagni più vecchi, perché come abbiamo detto è un gran gruppo, che c'è l'esperienza, c'è il giovane, quindi io sempre ho ascoltato il più vecchio, preso le cose buone e questo anche ha aiutato tanto di non mollare, di non mollare e di credere sempre, perché tutti dicono che ho la qualità e ho creduto ancora di più. Dopo il gol di Parma mi sono sbloccato in campionato, ho fatto lì il primo gol, viene l'allegria, viene la tranquillità per lavorare ancora più concentrato, e questo che è successo. E vediamo i risultati di questa 27esima giornata di campionato. La Juventus ferma il Palermo sull'1-0, pareggiano 1-1 Cagliari ed Empoli, 0-0 tra Atalanta e Udinese. Il Chievo Verona batte il Genoa 2-0 al Mapei Stadium. Sassuolo Parma finisce 4-1. L'Hellas Verona, prossimo sfidante dei biancocelesti, arresta la corsa del Napoli fermando i partenopei sul 2-0. Solo un pareggio sull'1-1 per l'Inter di Mancini contro il Cesena. Beffa per Inzaghi, che all'Artemio Franchi si fa superare dalla Fiorentina di Montella per 2-1. La Lazio batte il Torino 2-0, mentre la Sampdoria di Mihajlovic travolge la Roma 2-0.
E adesso anche uno sguardo alla classifica di campionato, con la Juventus in testa a 64 punti, segue la Roma a 50 e poi al terzo posto con 49 punti, quindi ad un solo punto dai giallorossi si piazza la Lazio di Stefano Pioli. Napoli quarta con 46 punti, seguono Fiorentina e Sampdoria con 45, Genoa e Inter 37, Torino 36, Milan e Palermo 35, Udinese e Sassuolo ed Hellas Verona 32, 30 per l'Empoli, 29 invece per il Chievo Verona, 25 per l'Atalanta, 21 per Cagliari e Cesena, chiude il Parma con 9 punti, però ricordiamo anche i 3 punti di penalizzazione. E domenica dunque ci sarà alle 20.45 sfida tutta serale quella contro l'Hellas Verona. Per l'occasione Maurizio Dos Santos Nascimento carica l'ambiente. Ora restiamo uniti e battiamo il Verona, esortato il brasiliano. Sentiamo. Molto importante non soffrire gol. Molto importante non subire gol, perché bisogna mantenere sempre molto alta la concentrazione. Parliamo molto anche con Stefan De Vrij, conversazione chiaramente sempre alta, ma soprattutto è molto importante per noi non subire gol contro attacchi anche molto importanti, non soltanto con il Torino ma in realtà anche con le altre gare, quindi è molto contento di questa statistica. Pensamente gioco a gioco, né? Bisogna lavorare bene in settimana, bisogna lavorare bene sul campo, perché adesso bisogna mettere da parte la sfida contro il Torino, perché bisogna gettarsi a capofitto con la gara con il Verona. È importante lavorare bene, è importante far bene in questa stagione. Il pensamento, cioè il pensiero dei giocatori, in questo caso il suo, è quello di proiettarsi di partita in partita per il prossimo obiettivo. Ecco. Sì, sta sendo bravissimo. Felipe, Ederson mi accoglieron molto bene, i miei compagni anche mi accoglieron. Bisogna essere sempre al 100%, io prometto di dare sempre il massimo a questa squadra. Detto l'ambientamento sarà importante per i miei compagni, per Felipe, per Ede, ma anche tutti gli altri, ma in realtà in parte l'ambientamento è dovuto anche al dialogo con il mister. Ha detto il mister è molto importante, il rapporto con Stefano Pioli è sempre veramente rilevante, parliamo molto e quindi questo l'ha aiutato sicuramente a inserirsi così rapidamente nel calcio italiano. Sì, Luca Toni è un grande giocatore. È un attaccante che si muove bene, perché può svariare, bisogna essere sempre molto attenti tempo per poterlo controllare, è molto pericoloso, dovremmo fare molta attenzione. Tra l'altro ha detto lo conosco perché seguivo sempre anche il calcio italiano, anche quando ero in Brasile, quindi è importante anche vedere le partite, immagino, dallo schermo televisivo, perché appunto ecco, Luca Toni ha l'esperienza giusta e quindi è vero, Maurizio è un pochino più giovane però lo conosce molto bene, quindi sarà sicuramente un bello scontro. Allenamento di ripresa per la Lazio questa mattina al centro sportivo di Formello. La squadra si è ritrovata alle 11 al campo Mirko Fersini. Stretching, torello, esercizi di possesso palle, partitella finale. Solo corsa per alcuni elementi che hanno giocato ieri contro il Torino, tra cui anche Basta, Parolo e Miro Klose. In gruppo anche Santiago Gentiletti, che ha svolto la sessione di oggi con i compagni. Ma le ottime notizie per i biancocelesti non finiscono qui. Sul campo si è infatti visto per la prima volta Ravel Morrison. Il trequartista inglese non è disponibile, come sapete, per le gare ufficiali, però si allenerà con i suoi nuovi compagni in vista della prossima stagione. Domani allenamento fissato nel pomeriggio alle 15, perché c'è da preparare la sfida al Verona fissata in programma domenica sera alle 20.45. Adesso punto medico con il dottor Stefano Salvatori. La situazione è buona, non abbiamo nessuna novità importante, una contusione per Onazzi sul gran trocantere, quindi del femore destro, ma insomma nulla di importante. Faremo oggi un controllo strumentale, questo lo diciamo per evitare che poi ci siano preoccupazioni inutili, alla mano di Felipe Anderson, quindi una zona anatomica che non è importante per le sue prestazioni, che ha avuto subito un trauma recentemente nelle scorse settimane, e visto che la sintomologia non è così migliorata, oggi che è una giornata tranquilla, che ha fatto un lavoro prettamente di scarico, abbiamo approfittato che abbia finito un po' prima, quindi l'ora di pranzo verrà in padella, quindi nessun allarme per lui, farà questo controllo e domani sarà comunque regolarmente. Sì, lui ha fatto tutto con la squadra, poi lui sta facendo comunque un buon lavoro. Spesso si dimentica che anche chi è fuori e lavora magari con i preparatori o comunque lavora a parte sembra che non lavori, invece spesso lavora anche di più rispetto a quando si lavora con tutta la squadra. Dovrebbe fare in questi giorni un ulteriore controllo con il dottor Lovati, che è lui che comunque stabilisce in questi casi le varie tabelle, visto che è stato lui a sottoporre in prima persona l'atleta all'intervento, e quindi è giusto che
si rispettino quelle sono le sue indicazioni. In tal senso in settimana dovrebbe fare questo consulto, sfrutteremo la sosta per speriamo averlo disponibile quindi già dalla prima gara dopo la sosta. E abbiamo avuto questi consulti con il mister, con l'atleta stesso, per valutare un po' le sensazioni, le situazioni. È stato importante anche, penso, per il ragazzo stesso da un punto di vista psicologico, il fatto che sia stato comunque convocato, che abbia un attimino rivissuto l'atmosfera di una trasferta, dell'ambiente dello spogliatoio. Naturalmente se è stato convocato è perché si riteneva opportuno, allora fosse stato necessario da parte del mister impiegarlo, che potesse giocare, quindi magari un minutaggio anche limitato, per cui per noi, una volta convocato l'atleta, le valutazioni poi di quanto impiegarlo e come impiegarlo spettano all'allenatore, al mister, certo. Per cui per noi per domenica potrebbe teoricamente, potenzialmente giocare dall'inizio, come non giocare per niente, cioè, per noi è convocabile questo. No, questo sì, però come condizione di forma, diciamo, generalmente, quello è normale, ci vuole che, insomma, un po' di tempo. Beh, no? Non è al top, non è il 100%, si sta allenando comunque con regolarità non neanche da 10 giorni, quindi è normale che questo aspetto manchi. E passa la primavera di Simone Inzaghi, vincendo di misura su Latina grazie al gol di Murgia. Una vittoria preziosa per proseguire la corsa alle Final Eight senza però passare per i play-off. 7 giornate dal traguardo, 21 punti ancora in palio, obiettivo restare in scia dei cugini e mettere pressione al Bari capolista. Un buongiorno da Luca Stotutto che vi dà le benvenute al centro sportivo ex Fulgor Cavi di Borgo Piave. Sarà il Latina a battere questo calcio d'inizio, ancora qualche istante l'arbitro dà un'occhiata al cronometro, segno d'intesa anche con i suoi collaboratori, si può partire dunque. Continue indicazioni di Inzaghi anche nei confronti di Murgia, sia di Murgia che Pace, elementi importanti per il tecnico biancoceleste, 16 presenze in questa stagione tra campionato e Coppa Italia per Lorenzo Pace. Nel frattempo attenzione, brutto fallo e viene espulso addirittura Economidis. Tanto ancora Pollace, colpo di testa, prova a salire in cielo Pace, ancora il Latina però in fase di possesso palla, occhio al numero 8 del Latina, il destro da parte di un calciatore, credo sia stato proprio Befani. Che occasione per il Latina, Lazio che ha rischiato di subire il gol, il rinvio lungo da parte di Simone Mattia, il colpo di testa del numero 6 Milani, che spazza via, ma vediamo che arriva puntuale il fischio da parte dell'arbitro. 0-0 tra Latina e Lazio. Ancora il numero 10 Shainas, anzi era proprio Shainas a rimettere il pallone, attenzione, occhio perché il pallone attraversa tutta l'area di rigore, pericolo nella difesa biancoceleste con Talamo che punta il suo avversario, c'è Boreschi da quella parte, arriva il cross di Talamo, calcio di punizione per il Latina, c'è il fischio da parte dell'arbitro. Pallone dentro, attenzione, arriva proprio il numero 20, sbordone, palla che non viene forse toccata nemmeno dal calciatore del Latina. Ancora Lazio in avanti con Murgia, riesce a saltare un avversario, c'è lo spazio per Murgia, ancora Murgia, il destro di Murgia e c'è il gol della Lazio, un gol pazzesco di Alessandro Murgia, Lazio in vantaggio al 12° minuto, un gol importantissimo con Alessandro Murgia. Pallone lungo a cercare la corsa del numero 11, Talamo, ancora Talamo, serie di finte, prova il cross dentro, deve dare manforte Alessandro Murgia, poi arriva la conclusione di Criscuolo con pallone completamente sballato, Lazio che si salva, allarga con il sinistro proprio dalle parti di Capana, c'è lo stop da parte del terzino Pontino, serie di finte, palla per il numero 7 Volski, tenta la staffilata da lontano, c'è le break però di Palombi, da questi a ancora Palombi che salta un avversario, anche il secondo, c'è Murgia completamente libero sulla sinistra, riceve adesso ancora Murgia, entra in area di rigore Murgia con il tocco di destro, ha provato il lob, ha provato il pallonetto, supera il cerchio di centrocampo, il cross è dentro, c'è Pers da quella parte, poi Germoni attende un po' troppo, attenzione, cade a terra un calciatore del Latina, è stato il numero 10 Shainas, attenzione, era già ammonito e arriva l'espulsione del numero 10 Shainas. Ancora Latina in fase di possesso palla, De Carolis lotta con Mattia, va a servire Sbordone, c'è anche Pollace da quella parte, ancora Sbordone punta al suo avversario, serie di finte, il cross è dentro, palla che scorre,
ancora il Latina che può tentare l'ultimo assalto, bisogna difendere, Condemi arretra, pallone dentro, c'è Pollace che riesce ad arpionare il pallone con l'esterno, può servire Pace, ancora Pace sulla l'out di destra, cade a terra, chiede il fallo, ma non c'è più tempo, non c'è più tempo, la Lazio vince una partita veramente, veramente complicata grazie al gol siglato da Alessandro Murgia, una vittoria importantissima. Abbiamo trovato una vittoria importante, a dirlo Simone Inzaghi, sentiamo il tecnico. Sì, diciamo di sì, perché Economidis, io non ho mai avuto un ragazzo così educato in squadra in 5 anni che alleno, però è stato espulso, purtroppo la partita è stata in salita, abbiamo sofferto, ci siamo ricompattati e siamo riusciti a portare a casa una partita, una vittoria molto importante. Ma noi dobbiamo continuare, purtroppo abbiamo trovato un girone alla 20ª, 44 punti, dovremmo essere primi, forse in qualche occasione secondi, invece siamo ancora terzi, è un campionato così, le altre non sbagliano un colpo e noi siamo stati bravissimi a non mollare mai e essere ancora lì. E gli ho detto che dovevamo fare qualcosa di speciale, ci siamo messi un attimino, abbiamo cambiato un attimino, avevo bisogno secondo me in quel momento di Borecchi e Rossi perché avevamo anche Rakovec ammonito, quindi non potevamo rischiare di rimanere in 9, ci siamo messi un 4-4-1 un po' particolare con Palombi e Murgia che venivano sotto a Rossi a giocare, siamo stati bravi. A vincere in 10 sono stati tutti quanti bravi, un plauso a tutti. Anche Murgia oggi è ritornato ai suoi livelli standard facendo un grandissimo gol, ma penso Palombi che si è sacrificato, tutti e quanti, Pace come sempre, la linea dietro che non ha sbagliato niente, sono molto contento di questi ragazzi. Ma sai, le scelte sono tanti attaccanti di qualità, senz'altro Palombi sta facendo, sono contentissimo per Murgia, avrei voluto che ci fosse anche Palombi perché se lo meritava, adesso toccherà a lui lavorare ancora meglio per farsi di tornarci dentro, lui è andato, si è sempre fatto trovare pronto, poi forse il rientro di Ceri l'ha penalizzato un attimo. Ma a parte quello forse avrei giocato io, avrei fatto un bel duello con Milani, però sono scelte, è un ragazzo che deve trovare del minutaggio, è sceso, però insomma è andata bene per noi, siamo contenti. Ed è tutto per questa edizione, prossimo appuntamento questa sera alle 20:30, più tardi.